Grande iniziativa, la festa del camminare, ma soprattutto tanti bambini, consolidamento da parte della città di Pisa per un progetto davvero importante che testimonia quanto lo sport, quanto il movimento, quanto lo stare insieme siano fattori essenziali della nostra comunità e della nostra vita. Quindi davvero c'è molta soddisfazione, una giornata straordinaria e naturalmente anche un'iniziativa da ripetere, cercare di comunicare il più possibile, perché penso che davvero questo sia il futuro e quindi una sfida anche da un punto di vista politico che dovremo prendere sempre con più forza e con più coraggio. Beh, questa festa regionale del camminare organizzata da LUISP è il momento, diciamo, conclusivo di un'annata intensa all'interno del progetto Pisa Città che Cammina e insieme a LUISP regionale per cercare di sottolineare i valori della qualità della vita, del benessere, del movimento e quindi la necessità di sviluppare una serie di iniziative. Non ci saranno solo la premiazione delle scuole che hanno partecipato al progetto, ci saranno i gruppi di cammino, è importante dare sviluppo ai gruppi di cammino, perché imparare a camminare, specialmente per gli anziani, è un aiuto alla loro benessere, alla loro salute, e quindi sapete quanto questo conta in termini anche di risparmio di spese sanitarie, perché la prevenzione è meglio che le cure sanitarie. Direi che sono 3 giorni intensi di formazione, noi continuiamo a sottolineare che lo sport per tutti è il nostro valore principale, che il movimento, il benessere, la salute, gli stili di vita attiva, la corretta alimentazione sono i principi fondamentali. Speriamo di farli passare in questi 3 giorni. Dottoressa Ricco, insieme alla dottoressa Monica Giannetti lavoriamo presso il centro obesità del Dipartimento dell'Endocrinologia di Pisa e abbiamo partecipato durante quest'anno a quello che è stato il progetto Pisa Città che Cammina, con la sensibilizzazione nei confronti dei bambini delle scuole, delle elementari e delle medie, e nel progetto per portare la salute nelle scuole e poi quindi qui a casa. Oggi ci troviamo qui con anche altri colleghi e cerchiamo anche proprio di portare il nostro aiuto concreto, dando dei consigli per quanto riguarda la salute. A questo proposito stiamo facendo una specie di screening nelle persone che vengono qua, che partecipano a questo evento, mediante la misurazione della glicemia e del colesterolo su sangue, la misurazione della pressione arteriosa e del peso. In questo modo si riesce ad avere una valutazione del peso, dell'indice di massa corporea delle persone e distinguere se sono sovrappeso, normopeso eccetera, e da valutare il loro rischio dal punto di vista cardiometabolico. Diciamo. Yeah.
Pisa Città che Cammina è un progetto nel quale l'amministrazione comunale ha investito molto, perché dentro ci sono dei valori a cui noi teniamo molto, sono i valori della comunità e dello stare insieme, perché un progetto che previene e contemporaneamente costruisce un'idea di comunità diversa. Oggi noi abbiamo bisogno, rispetto al passato, di costruire momenti in cui ci si attiva anche fisicamente e non solo socialmente. Il progetto Città che Cammina, insieme alla Società della Salute e ad altri enti importanti, nasce proprio con questo intento, un progetto che in prospettiva ci può dare delle opportunità di costruire un'idea di città più a misura d'uomo, a misura di bambino, e in prospettiva un'idea di città che previene e costruisce anche valori di salute che oggi abbiamo bisogno assolutamente di recuperare.